10 perché è la decima giornata di campionato, 10 perché è il voto che merita la società del presidente Furlanetto per il grande acquisto invernale, che ha un nome e un cognome altisonante: Rodolfo Fortino. La sua prima rete sul parquet di casa. Intanto è iniziata la sfida con la sfera che viene controllata all'altezza della difesa da Caverzano, un giocatore di esperienza in Serie A. È bastato un secondo e il primo tocco e Robocop ha colpito. 1-0 Città di Asti, Fortino. Un quintetto che prevede, oltre a Fortino, Itri. Ecco Fortino, è lì della Coppa Italia di Serie 2. Fortino sbaglia però l'appoggio in direzione del compagno, si avanza Caverzane, arriva tu e la capolista Petrarca non giocheranno quest'oggi, mentre finisce a terra Roby Fazio. Conclusione di Francesco Itri. A Ongari, tunnel non così voluto ma efficacissimo da parte di Ongari, che pensa alla conclusione di destro. La Rudy Mendes, capocannoniere della squadra, pivot che dovrebbe tornare a metà gennaio, e Siviero, funambolico laterale, anche gli infortunato. Bella imbucata, attenzione all'opportunità, Coppa della Nazionale Azzurra. Ecco l'anticipo di Ongari, si fa vedere Fortino sulla sinistra, vediamo se arriverà al servizio e c'è la doppietta, ma è un gol da dividere a metà tra Gianluca Ongari e Rodolfo Fortino. 2-0 Città di Asti. Anche la nazionale. E poi ha vestito con grande qualità la maglia dell'Acque Sapone, mentre c'è la rete. Un'azione solitaria, uno slalom degno di Alberto Tomba per Manuel Fiscante. 3-0 Città di Asti. Palla intercettata intanto da Pellegrino, che fa così il suo esordio al Pala San Quirico, con un doppio passo e una rete del poker. Stefano Pellegrino per il 4-0 astigiano. La Città di Asti in questo inizio di gara. E arriva la manita di rete, Francesco Itria, con la complicità della deviazione della difesa. Ma ci sentiamo di dare il gol al numero 3. 5-0 Città di Asti. Da contropiede, Itria, Rodolfo Fortini. Ecco Rafinha, ventinove. Continua a condurre intanto il futsal Villorba contro Mantova. 3-1 il punteggio. Buone notizie quindi per i Città di Asti. Senza Mantova, ma non ci riesce Celentano. Bravo Beregula e conclusione di Rafinha. Beregula. Si chiudono i difensori astigiani. C'è l'opportunità per Rodolfo Fortino. Scavetto splendido! Un cucchiaio d'oro in questo caso. E l'hat-trick porta a casa il pallone. Robocop Fortino. 6-0 Città di Asti. Corsini. Gran bella palla per Itria. Caverzan imbucata per Icoma. Caverzan verso il centro. Chiusura di Corsini. E sono 7. Douglas Corsini da porta a porta. Fortino, sassata di Corsini e tocca palla a Pellegrino, contrasto, ecco il numero 14 che prova ad andare via l'avversario, viene colpito ma lascia correre l'arbitro, gli ospiti per dimenticare una prestazione sottotono. Mustafov e arriva la rete, il primo gol del Bubi Merano porta la firma del numero 12 al Città di Asti. Finora ha dormito sonni decisamente tranquilli. Ci mette una pezza Eric Troppiano. E arriva il sigillo sotto le gambe di Eric Troppiano, battendo i rivali di sempre, quelli del Benfica. Opportunità per Itria. All'azione da manuale. Gran sassata. Recupera palla Rafinha. Beregula. Ultimi 2 minuti di gioco.
nel match al Palle Rebi San Quirico, 7-2 Città di Asti, punteggio contro Bubimerano. Battuta al volo di Fortino. Verzan, Mair, contrasto al limite dell'area, conclusione di Manzoni e palla alta sopra la traversa. Lasciano scorrere tranquillamente il tempo i protagonisti in campo. Il match è concluso e il Città di Asti festeggia una bella vittoria nell'ultima partita del 2018. 7-2 il punteggio contro il Bubimerano. Mattatore della sfida Rodolfo Fortino, autore di una tripletta favolosa. Già 7 reti in 3 gare tra campionato e coppa con la maglia dei piemontesi. Un augurio di buon Natale e felice anno nuovo in attesa di ritrovare i protagonisti della Serie 2 a partire dal 5 gennaio con 2 match in trasferta contro Mantova e contro Padova per la formazione di Gianfranco Lotta alla ricerca del vertice del campionato, mentre Celentano e compagni torneranno nuovamente in campo al Pale RB San Quirico il 19 di gennaio contro il Carré Chiuppano. Un saluto da Davide Chicarella, un complimento ai protagonisti in campo.